Allora ragazzi, la cosa incredibile di Napoli è che anche le suore di clausura di Ischia, ora, per carità, le suore sono donne come le altre, hanno i loro umori, hanno le loro Per una coincidenza, la stessa isola che ospita anche quello che ha chiamato un minuto fa. Non a caso. Le suore di Ischia, fossi sindaco, mi farei una domanda, Le suore di clausura delle Clarisse Cappuccine, tal suora Rosa Lupoli, sostiene nella vicenda Napoli, Juventus, calcio, Covid. Beh, che la Juve venga a parlare di rispetto delle regole, la Juve è sempre la solita squadra, ma che la Juve parli di rispetto del regolamento mi sorprende. Pure le suore, ti prego, fatemi il numero di questo convento di suore, chi è, come si chiama questa qua, questa super tifosa del Napoli, Suor Rosa Lupoli, ma tu ti rendi conto? Sì. Ma ti rendi conto o no, David? Una suora avete di clausura. Avete esasperato il clima. Sì, salve, cercavo Suor Rosa. Sì, lei chi è? Sono Cruciani, buonasera, lei? Sì, sono io. Oh, Suor Rosa, buonasera, lei è una grandissima tifosa del Napoli, mi dicono. Che cosa vuole da me? No, ma per carità, io la voglio abbracciare innanzitutto fortissimo. Va bene, abbracciare con la mascherina, bisogna abbracciarsi. No, bisogna abbracciarsi, però adesso lei ha detto una frase, che la Juve venga a parlare di rispetto delle regole, adesso questa è una frase da tifoso, da tifosissima del Napoli. Guardi, basta leggere del caso Suarez, non so quali regole la Juve rispetti. Cioè, la Juve non rispetta le regole, secondo lei? A modo suo, certo. Cioè, lei sta dicendo che è una squadra. Guardi, che io la devo lasciare, adesso vado in coro per la preghiera. No, per carità, ma mi colpisce che una suora sia così anti-juventina. Cioè, lei pensa veramente che la Juventus sia un qualcosa di negativo per lei il calcio? Lei conosce Napoli? Ha mai vissuto a Napoli? Anche, sì, io conosco Napoli, certo, non c'è dubbio. Allora? Conosce qualche juventino di Napoli? Perché qualcuno ci sarà, forse uno, due. Perché che c'hanno i juventini di Napoli? Non ci sono, semplicemente. No, ci sono, guarda, cioè io certo li conosco. Che c'è lo Juve Club, sì, Napoli, certo. Come i cristiani, certo, delle persecuzioni nelle catacombe. La lascio, devo andare. Ma scusi, ma che hanno i juventini? Che hanno i juventini di così negativo, secondo lei? Cioè, l'essere juventino, che cosa ha di così negativo? Guardi, io la devo lasciare. No, ma mi dica questa cosa, suora, anch'io prego con lei. Guardi, io sono lo so che lei non prega, prego io per lei, non si preoccupi. Comunque la suora ha i colori della Juve, La suora ha i colori della Juve, su questo non c'è dubbio. Ragazzi, ma questa qua è la numero uno, la voglio ospite ogni sera, la signora Suor Clarisse di clausura, che dice gli juventini a Napoli sono come i cristiani nelle catacombe. Ma voi vi rendete conto cosa fa il tifo? E la colpa è di Parenzo, che ha iniziato questa trasmissione dicendo io sono napoletano, certo, ti devi io vergognare. Luigi, provincia di Napoli, vai, forza. Luigi. Pronto? Sì, Luigi, dimmi, Luigi. Dottor Cruciani? Sì, dimmi, Luigi. No. Luigi. Sono Luigi Morgera dall'isola di Ischia. Luigi Morgera dall'isola di Ischia? Sì, vabbè, sì, non italiano. Poi vuol dire, io ho due figli dottori a Bozen. E allora? Bozano. Poi vuol dirti, lei parla sempre un po' di Napoli. Ma lo sapete che voi italiani non portate un cazzo a Bolzano in Trentino Alto Adige? Che vuol dire voi italiani? A parte che Bolzano è Italia, io le voglio precisare. Bolzano è Bolzen. Scuole tedesche funziona tutto. Non mi interessa, per me non esiste Bolzen. I tedeschi non hanno voluto i soldi da Napoli. Sei della provincia di Napoli. Isola d'Ischia e rompi il cazzo con Bolzano. Allora il cazzo te lo metti in bocca, pezzo di merda, parla bene, io non sto facendo i bombardi. Capito? Pedofilo, parla bene con la bocca. No, pedofilo lo dai a qualcun altro che ti porta in tribunale e ti tolgo via tutto. Posso avere l'onore di parlare con tu? Non puoi avere l'onore di un cazzo, al massimo con il tuo avvocato, perché mi hai dato del pedofilo e ti porto via tutto, pure il buco del culo, chiaro? Ti porti le palle. Allora ritira quello che hai detto. Io non ritiro niente, lei ha parlato prima lei col cazzo. Ritira quello che hai detto, pedofilo. Ritira quello che hai detto. Ti tolgo via tutto, ti porto via
tutto di Porto. Le palle, le ritira, palle di ritira, le ritira le quello palle. Che hai detto. No, chiedo scusa, chiedo scusa. Chiedimi scusa, chiedimi scusa. Chiedimi scusa. No, no, non si va avanti. Chiedimi scusa, non faccio nulla. No, non puoi. No, chiedimi scusa, se no non andiamo avanti. Chiedimi scusa. Lei mi ha parlato prima, dice. Lei col cazzo. No, tu hai detto, una parola. Tutto il resto non mi interessa. Mi puoi dire quello che vuoi. Mi hai detto una cosa, pedofilo. Per cui o ritiri questa parola o ti porto in tribunale, ti porto via tutto. Portami in tribunale, no, portami in tribunale. Ti voglio vedere da vicino. Stai confermando questa cosa? Stai confermando questa cosa? Stai confermando questa? Ti porto via tutto. Ti porto via tutto. Chiedimi scusa adesso. Chiedimi scusa adesso. Non ti chiederò mai scusa. Ma questo qua è malato. 100 anni di carcere. Purtroppo il problema, ma sai qual è il problema di Luigi da Luigi di Napoli? Che, che lo porti in tribunale, gli danno l'incapacità di intendere di volere. Certo. No, non è imputabile, gli danno l'incapacità di intendere di purtroppo. Beh, il problema è questo. Bene, pure all'ergastolo mi puoi far avere, però non ti chiederò mai scusa. Spiega. Questo ti spiega perché suo figlio è andato a 800 km da lui. Può ed essere, sì. Posso dire, questo qua gli danno l'incapacità di intendere e di volere a questo cretino, capito? Non questo... ho contato un cazzo di italiano a portare un cretino. Ma che cosa c'è? Duomo tedesco, camera di commercio tedesco. Mi chiamo, prendimi bene, prendimi bene, coglioni. Coglioni, negli autobus, quando stavi negli autobus a Bolzano, prima la lingua tedesca e poi la lingua italiana. Allora? Coglione, a Bolzano, quando esci un chilometro fuori Bolzano. Castelli solo tedeschi, e allora, italiani niente. E allora, dunque, anche tu non conti un cazzo. Lei parla sempre male, lei parla sempre male di Napoli. Io non parlo coglione, male di Napoli. Non contate un cazzo sempre, italiani a Bolzano in Trentino. Dottor Parenzo, posso avere l'onore buonasera di parlare con lei? No, mi dica. Ma ha detto pedofilo, non puoi andare avanti. Non puoi andare avanti, hai detto che non volevi andare avanti. Dottor Parenzo, Luigi, ti porto via tutto. Ti porto via tutto. Ti porto via tutto. Ho avuto l'onore di crescere a Santa Maria del Cedro in Calabria. Ah, complimenti. Preparava i cedri per gli ebrei. Io ero bambino, mi ricordo. Preparava? Il cedro per la Pasqua. Ma il cedro? Ah, il cedro per la Pasqua, certo, bravo, bellissima tradizione. Fermi un attimo. Luigi. Lei chi è adesso? Ci sei o no? Ti porto via tutto, ti porto via. Ti porto via tutto, criminale, ti porto via tutto, hai capito o no? Ma tu sei incapace di intendere di volere, dunque purtroppo non sarà possibile andare a processo, ti porto via pure il buco del culo, pure le mutande che hai addosso adesso. Cerca, metti tutto in un fondo, porto via, perché ti porto... Non mi faccia parlare con questo pedofilo, per cortesia. Ancora, è due. Però aspetti, non lo dico. Vuole bene a Parenzo. Guardami in onda. Guardami in onda quest'estate. Guardami in onda quest'estate. Ciao Luigi, ciao. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale. Grazie per quello che fa. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. Chiamiamo Alvino, perché hanno chiamiamo Carletto Alvino, come dice la Santa, le regole. Io lo dico, le regole, da destra, donna di destra, le regole. Chiamiamo Alvino, vai. Sì? Carletto. Peppino. Mamma mia, ancora con sta roba. Sei veramente incredibile. Cioè, sei veramente un personaggio. Hai fatto un'intera trasmissione in cui c'era scritto succhiatecelo. Ma ti rendi conto o no? Siete la vergogna del paese. Ma proprio guardate, siete qualcosa che meno si parla di voi meglio è, perché siete proprio la vedo. Tu ormai sei tesserato juventino, ormai. Sì. Ma io non sono tesserato nulla. Ma quale tesserato? No? Tu sei tesserato juventino. Scusami, tu sei la casacca. Alvino, non siete partiti, perché i signori della ASL, la dovresti prendere, i signori della ASL, nelle stesse condizioni di altre squadre, hanno detto no, da qui non si parte. Allora, hai capito che esiste uno stile Napoli? Non esiste. Se mai fosse uno stile Juventus, e quale sarebbe? Hai capito che nella tomba la buonanima dell'avvocato Giovanni Agnelli, secondo me, si sta rivoltando per quello che oggi rappresenta la Juve a livello di stile. Ha scritto la formazione che l'ha mandata sui social da mandare in campo. E certo.
Eh certo, ma la partita la Lega ha detto, la Lega ha detto che si poteva giocare, male, si gioca, ma no, giocare malissimo. Un conto, fa prendere in giro l'Italia facendo la formazione, mettendo bravo, in bravo Alvino, giusto. Ma dai, questa è una caduta di stile. Ma è inutile che parli di Juventus, pensi che siano una banda di ladri in generale, no, per cui di che parli? Tu sei un loro penserà, tu sei un loro penserà, la casacca addosso. No, scusami, la questione è molto semplice. Una volta ti dichiaravi laziale, adesso sei diventato juventino del midollo. Tu dovresti prendertela con chi non ti ha fatto giocare a pallone. C'è la ASL di Napoli, la regione Campania. Io non ne la prendo con nessuno perché c'è il Napoli è ossequioso delle regole. La cosa bravo, che non sa è che il Napoli e i napoletani sono ossequiosi delle regole. Questa è la cosa che mi fa impazzire. A Napoli uno è ossequioso delle regole, incredibile. Esatto, non ci puoi credere a questo. Nel caso della partita, sì, diciamo. Il luogo comune del napoletano che è restio alle regole, ma invece no, l'avete presa a quel posto, Giuseppe. Ma perché l'abbiamo presa? Chi l'ha presa? Chi l'ha presa? Quelli che pensano che il napoletano sia il Pulcinella, non è così, fatevene una ragione, il calcio Napoli ha indicato una strada. E qual è la strada? Che non si gioca più a pallone? Che non si gioca più a pallone, qual è la? Si deve giocare a pallone, si deve giocare con la sicurezza dovuta. Avevate due, avevate due, due come il Milan, due positivi come il Milan che ha giocato in tutta Europa, vergognati! Non sai un cazzo, il Napoli veniva da un focolaio! Ma chi l'ha detto? Avete fatto? Ma non sai un cazzo, come al solito sei sempre poco informato, fai male il tuo lavoro e quindi fai. Ma non rompere i coglioni, ma di cosa parli? Di cosa parli? Erano positivi o no? Erano positivi o no? Due, erano negativi gli altri o no? Erano negativi o no gli altri? Ma che vuol dire al momento? Ad o valgono o non valgono i tamponi? O valgono o non valgono? Fallo a dire alla ATL. C'ha ragione Alvino, è vero, giusto. In quel momento detiene sul territorio la parola. Ah bene, adesso hai perfettamente ragione, se il Napoli fosse partito avrebbe commesso un reato, fine, se tutto qua, partito, non c'è altro da dire. Certo, questo è vero, è così. Denuncia penale, ma non dire cazzate, certo. Ma non dire puttanate. Ma a parte questo, c'è il Ministero della Sanità insieme alla Federcalcio. Il Ministero della Sanità insieme alla Lega hanno deciso una cosa. Arriva l'ASL di Napoli e dice conta no. Conta di più. Dice alla Federcalcio, certo. Ah, lascia perdere. Lascia perdere. Lascia perdere, certo. Non sai un cazzo. Sì, non sai un cazzo. Fatta salva che ma l'ho letta quella roba lì. Ma quello che letto. E allora non l'hai capita. Cioè, sì, invece l'hai capita tu. Invece l'hai capita tu. La cosa fondamentale è solo una che tutti quanti che l'ASL di Napoli che è rispettoso delle regole, questa è la cosa fondamentale in questo caso sicuramente noi siamo il calcio italiano e internazionale viene guidato dall'ASL di Napoli, ma fatemi ridere, vai, fammi piacere, va, ma fammi piacere e vergogna fare le battute al grande Totò, dai, e fatemi l'ASL di Napoli guida noi, ci indica la via l'ASL di Napoli, rispetto, tutti hanno giocato, tutti hanno giocato, arriva l'ASL di Napoli e blocca tutto, vergognati. Oggi qual è? Ogni 18 tamponi c'è un positivo, ma di cosa cazzo stai parlando? E allora che cazzo, allora quelli che sono stavano partendo positivo, hai capito che la salute pubblica viene prima arrivato, di questo cazzo di campionato, prima di qualsiasi altro. Vuoi bloccare il campionato? Vuoi bloccare il campionato, bravo! Giocare seguendo regole. Quali regole? Le tue? Quali regole? L'hanno già deciso prima. Ministero della Salute. L'ASL. E quello hanno deciso di giocare fino a 10 no, positivi. C'è un errore in quello che dici. Sì, fai c'è un errore. Informazione. Ciao, amico mio. Ciao.